Ciao e benvenuto nel mio canale. Leggerò per te favole e racconti. Se ti piace quello che leggo o vuoi suggerirmi una lettura che gradisci, scrivilo nei commenti e cortesemente aiutami a far crescere il canale iscrivendoti e lasciando un mi piace. A te non costa nulla, per me è un grande aiuto. Grazie. Il serpente Ouroboros. La prima spedizione ad Impland. Del ritorno dei demoni e di come Lord Jas apprese da un sogno dove cercare notizie del suo caro fratello e di come essi tennero consigli a Crotering e decisero la spedizione a Impland. Parte 1. Una notte di mezz'estate, una notte di ambrosia ammantata di stelle, scivolava sul mare, mentre la nave che riportava i demoni a casa si avvicinava alla fine del suo viaggio. I mantelli di Lord Jas e Lord Brandok Da, che dormivano a poppa, erano umidi di rugiada. Avevano viaggiato dolcemente in quella notte incantata, mentre i venti si erano assopiti e non si udiva nulla, tranne le onde che ciarlavano sotto la prua della nave, il canto ritmato e monotono del nocchiere ed il cigolio, il tonfo e lo sciabordio dei remi che seguivano il ritmo del canto. Vega ardeva come uno zaffiro in prossimità dello zenith e Arturo era bassa a nord-ovest ed illuminava Demonland. Lontanissima, a sud-est, Fomalhaut saliva dal mare. Era uno splendore solitario nella regione oscura del Capricorno e dei pesci. Remarono finché non spuntò il giorno ed un vento leggero si sollevò fresco e vivace. Quando Jas si svegliò, si alzò per scrutare la grigia superficie cristallina del mare che si estendeva fino a grandissima distanza, dove il cielo e l'acqua si confondevano. Poppa, enormi nuvole ostruivano le porte del giorno, condensandosi verso l'alto in dirupi di scuri vapori color vino ed in ardenti pennacchi di luce solare. Negli spazi immacolati del cielo sopra di esse si librava la luna cornuta, diafana e pallida come un bianco fiore di spuma sbocciato dalle onde. Ad ovest, di fronte all'alba immersa nei vapori, la stupenda cresta lontana del Cardazza era come un cristallo tagliato contro il cielo. Era la prima isola sentinella della montuosa Demonland, con i suoi strapiombi più elevati illuminati di oro pallido ed ametista, mentre i declivi più bassi erano ancora immersi nell'oscurità, avvolti nelle pieghe della notte. Con l'avvento del giorno, le nebbie che ammantavano le falde della montagna si sollevarono in masse fluttuanti che si dilatavano, si contraevano e si dilatavano di nuovo,
rese inquiete dai venti capricciosi che il giorno aveva destato nel fianco concavo della montagna e da essi lacerate in ciocche e strisce. Alcune furono spinte verso l'alto, diffondendosi su per le grandi gole nelle rocce sotto la vetta, mentre di tanto in tanto uno sbuffo di vapore si staccava per qualche minuto, fluttuava per un po', come sul punto di sollevarsi verso il cielo, poi si abbassava brigamente di nuovo sulla parete della montagna per velarla con una coltre inconsistente di vapore dorato. Ora tutta la costa occidentale di Demonland era chiaramente visibile. Si estendeva per più di 50 miglia da Norhaus Kerries al di là di Drakeholm e delle basse colline di Kestawick e Byland, oltre le quali torreggiavano le montagne dello Scarf, fino al profilo trastagliato di Thornbecks e delle lontane vette di Neverdale, che incombevano sulle rive boscose di Unwardalit e del basso di Varndardale, fino all'estremo promontorio meridionale, diafano a quella distanza, dove la grande catena di Rimon Hermon tuffava i suoi ultimi selvaggi bastioni nel mare. Come un uomo che guarda la sua amante, così Lord Jas fissava Demonland che sorgeva dal mare. Non pronunciò alcuna parola finché non giunsero al promontorio di Looking Heaven e poterono vedere il punto dove, al di là di quella sporgenza rostrata, si apriva lo stretto fra Cardazzo e il continente. Anche se il mare aperto era calmo, l'aria nello stretto era carica degli spruzzi dell'acqua che ribolliva fra le scogliere e le secche insidiose, perché la marea correva come un torrente attraverso quello stretto e il suo rombo si udiva nettamente a 2 miglia di distanza dove essi stavano navigando. Ti ricordi come ho guidato la flotta di Ghoul fra quelle mandibole? Disse Jas. Mi sono vergognato di dirtelo finché sono stato preda dell'angoscia, ma questo è il primo giorno da quando siamo stati raggiunti dal messo di Gorice che non ho desiderato nel mio cuore che le correnti di Cardazza inghiottissero anche me, facendomi fare la stessa fine dei maledetti Ghoul. Lord Brandok Daga gli rivolse una rapida occhiata e rimase silenzioso. In breve tempo la nave raggiunse Looking Heaven e si accostò alla banchina di marmo. Spitfire stava in mezzo alla sua gente e li salutò dicendo: «Avevo fatto preparare ogni cosa in modo da portarvi tutti e tre in trionfo dalla nave fino a casa, ma Vol mi ha sconsigliato. Sono lieto di aver seguito il suo consiglio e di aver fatto togliere le cose che avevo preparato. Vederle adesso mi avrebbe spezzato il cuore». «Fratello mio», rispose Jas, «questo clangore di martelli a Looking Heaven e queste 10 chiglia sul molo mi dimostrano che da quando sei tornato a casa siete stati impegnati in cose molto più necessarie delle corone della vittoria e dei festeggiamenti.
montati a cavallo, durante il tragitto, riferirono alla Spitfire tutto ciò che era accaduto da quando si erano messi in viaggio per Kars. Così facendo, si portarono a nord del porto ed oltre Evershotung fino a Beckfoot, dove presero il sentiero che saliva attraverso Evendel e raggiungeva le falde di Starkey Pike, arrivando poco prima di mezzogiorno a Geling. La nera rupa di Geling si trovava all'estremità del contrafforte che si estendeva giù dal crinale meridionale del Little Dreholm, dividendo Breakdale da Evendale. Su tre lati le pareti cadevano a picco dalle mura del castello fino ai folti boschi di querce, betulle e sorpi selvatici che ricoprivano la pianura di Mugart Bottom e adornavano le pareti del burrone attraverso il quale il torrente di Breakdale precipitava in cascate su cascate. Solo a nord-est una creatura che non fosse alata avrebbe potuto raggiungere il castello lungo un'agevola sella erbosa, larga meno di un tiro di sasso. Al di sopra di quella sella si snodava la via lastricata che conduceva dalla strada di Breakdale alla Porta del Leone, al di là della quale c'era il giardino del sentiero erboso, fra i tassi, dove Lessingham si era fermato con Rondicchio 9 settimane prima, quando era giunto per la prima volta a Demonland. Quando scese la notte e la cena terminò, Jas se ne andò a passeggiare da solo sulla mura del suo castello, osservando le costellazioni che splendevano nel cielo senza luna, al di sopra delle ombre imponenti delle montagne, ascoltando il grido dei gufi nei boschi sottostanti e il debole tintinnio lontano dei campanacci, e respirando la fragranza che il vento notturno portava dal giardino e che anche in piena estate aveva l'intenso sentore delle montagne e del mare. Le immagini, i profumi e le voci di quella notte straordinaria lo irretirono a tal punto che mancava soltanto un'ora alla mezzanotte quando lasciò i bastioni e chiamò le sue insonnolite guardie del corpo per illuminargli la strada fino alla sua camera nella Torre Sud di Geling. Il grande letto a quattro colonne di Lord Jas era magnifico. Costruito in oro massiccio, era circondato da arazzi di colore blu scuro, sui quali erano raffigurati dei papaveri. Il baldacchino sovrastante il letto era un mosaico di pietre minuscole: giaietto, serpentina, zircone scuro, marmo nero, eliotropio e lapislazzuli, talmente mescolate in un intrigo di tinte cangianti e luccicanti da imitare il cielo scintillante della notte. E su di esso era raffigurata la costellazione di Orione, che Jas considerava depositaria delle sue fortune, le cui stelle, come quelle sotto la volta d'oro della sala delle udienze, erano gioielli che splendevano di luce propria e non materia inerte che luccicava nel buio. Per Betelgeuse c'era un rubino scintillante, per Rigel un diamante e pallidi topazi per le altre stelle. Le quattro
quattro colonne del letto erano spesse quanto il braccio di un uomo nella parte superiore, ma la parte inferiore era larga come un bacino e scolpita di immagini di uccelli ed animali. Ai piedi del letto c'erano un leone ed un gufo, come simboli di coraggio e saggezza, e a capo un alano e un martin pescatore, a simboleggiare lealtà e felicità. Sulla cornice del letto e sui pannelli sopra il cuscino, contro la parete, erano scolpite le audaci imprese di Jazz, e l'ultimo bassorilievo si riferiva alla battaglia navale coi Ghoul. A destra del letto c'era un tavolo con antichi libri di canzoni, di stelle, di erbe, di animali e di racconti di viaggiatori, ed era là che Jazz era solito appoggiare la spada accanto a sé mentre dormiva. Tutte le pareti erano rivestite di pannelli di legno scuro e profumato, e su di esse erano appese armi e armature. Grosse casse e forzieri muniti di locchetti e bordati d'oro, nei quali egli custodiva i suoi ricchi abiti, erano appoggiati contro la parete. Le finestre erano aperte ad ovest e a sud, e su ogni davanzale c'era una boccia di pallidissima giada colma di rose bianche, e l'aria che entrava nella camera da letto era pregna del loro profumo. Poco prima del canto del gallo, a Jazz venne un sogno che si fermò accanto alla sua testa e gli sforò gli occhi, cosicché ebbe la sensazione di svegliarsi e di osservare la camera. Gli parve di vedere una bestia malefica con molte teste, che emetteva fiamme come un drago, a girarsi per la stanza. Era la più maligna che avesse mai visto in tutta la sua vita, ed intorno aveva cinque cuccioli, simili ad essa, ma più piccoli. A Jazz parve che al posto della sua spada sul tavolo, accanto al letto, vi fosse una lancia di squisita fattura, e nel sogno gli parve che quella lancia fosse stata sua da sempre, che fosse l'oggetto più prezioso che aveva e che con essa avrebbe potuto fare qualsiasi cosa, mentre senza non avrebbe ricordato nulla. Cercò di allungare una mano verso la lancia, ma un qualche misterioso potere glielo impedì, cosicché, nonostante tutti gli sforzi, non riuscì a muoversi. Ma la bestia afferrò la lancia fra le fauci ed uscì con quella dalla camera. A Jazz parve che il potere che lo aveva imprigionato se ne fosse andato assieme alla bestia, ed allora balzò in piedi, staccò le armi dalla parete ed assalì i cuccioli orrendi che stavano lacerando gli arazzi e deturpando col loro fiato ardente la figura del martin pescatore a capo del letto. Tutta la camera era piena del tanfo di bruciato, ed allora pensò che i suoi amici fossero con lui nella stanza. Volle, Witz, Zick, Spitfire e Brandok Daa, e stessero combattendo con la bestia, la quale però stava avendo la meglio su di loro. Allora gli parve che
la colonna del letto, scolpita ad immagine di un gufo, gli parlasse con linguaggio umano e dicesse: stolto, ciò provocherà un'infelicità senza fine, a meno che tu non riporti indietro la lancia. Hai dimenticato che essa è il più grande tesoro che hai e la cosa più importante che ti è stata affidata? Al che la bestia orribile e spaventosa rientrò nella stanza e già se la assalì, gridando al gufo: gufo scortese, dove mai potrò trovare la mia lancia che questa bestia ha nascosto? E gli parve che il gufo rispondesse: cerca sul Kostra Belorn. Era stato così tumultuoso il sogno di Lord Jas che egli si svegliò cadendo dal letto sui tappeti di pelle di daino che erano distesi sul pavimento, e la sua mano destra afferrò l'elsa dello spadone che stava sul tavolo accanto al letto, nel punto dove nel sogno aveva visto la lancia. Era profondamente emozionato. Subito si vestì, attraversò i corridoi bui e, giunto nella stanza di Spitfire, si sedette sul suo letto e lo svegliò. Gli raccontò il sogno e disse: ritengo di non dovermi vergognare di nulla, perché da quel giorno ho avuto una sola preoccupazione: come trovare il mio caro fratello e riportarlo a casa, e solo allora sfogare la mia ira sulle streghe. E cosa poteva essere quella lancia nel mio sogno se non Goldri? Questa visione notturna accende per noi un faro che dobbiamo seguire. Ci consiglia di cercare sul Kostra Belorn, e finché ciò non sarà fatto, non avrò più riposo e non penserò più ad altro. Tu sei il nostro fratello più anziano, rispose Spitfire, ed io ti seguirò e ti obbedirò in tutto ciò che vorrai ed ordinerai. Quindi Jas si recò nella camera degli ospiti, dove stava dormendo Brandok Taa. Lo svegliò e gli disse tutto. Brandok Taa si rannicchiò sotto le coltri e mormorò: lasciami stare e farmi dormire per un paio d'ore ancora. Dopo mi alzerò, farò il bagno, mi vestirò e mangerò il mio pasto mattutino. Quindi terrò consiglio con te e ti dirò qualcosa che ti sarà utile. Non ho dormito sul letto di piume d'oca e fra lenzuola di batista per diverse settimane. Se mi affliggi adesso, per Dio, porterò immediatamente il mio cavallo sull'erta per Crotering e lascerò che tu e i tuoi problemi andiate al diavolo. Jas scoppiò a ridere e lo lasciò in pace. Più tardi, quando ebbero mangiato, si incamminarono su un sentiero invaso dall'acqua, dove l'aria era fresca e l'ombra purpurea che si proiettava per terra era chiazzata di brillanti schegge di luce solare. Lord Brandok Taa disse: tu sai che il Kostra Belorn è una grande montagna vicino alla quale le nostre montagne di Demonland sembrano soltanto delle piccole colline insignificanti, e che si trova nelle estreme propaggini della terra che si stende al di là dei deserti dell'Alto Impland
e che potresti cercare per un anno fra i popoli del mondo senza trovare nessuna anima vivente che l'ha guardata anche solo da lontano. Lo so bene, risponde Lord Jas. Il tuo cuore è fermamente deciso a compiere questo viaggio? Chiese Brandok Daa. Oppure è solo un'idea bizzarra, una cosa che va a vantaggio dei nostri nemici? Il fatto che saremmo spinti da questo sogno a precipitarci in una terra così lontana e pericolosa, invece di far pagare a Witchland l'affronto che ci hanno fatto? Il mio letto, rispose Jas, è protetto da incantesimi così efficaci che nessun sogno insignificante potrebbe attraversare la porta d'Evorio, né una malefica stregoneria avrebbe il potere di disturbare il sonno di colui che vi dorme. Questo sogno è veritiero. C'è tempo per Witchland. Se non verrai con me sul Kostra Belor, dovrò andarci senza di te. Basta così, disse Lord Brandok Daa. Tu sai che per te il mio borsellino è legato con un filo di ragno. Allora andremo a Implant ed in questo posso aiutarti. Ascolta ciò che sto per dirti. Quando uccisi Gorice X a Goblinland, Gaslark mi diede, assieme ad altri duni, una cosa molto curiosa. Un trattato o libro scritto su pergamena dal suo segretario Porrion, in cui si parlava di tutte le strade che portano ad Implant e di quali paesi e regni si trovano dopo il Moruna e prima, e delle meraviglie di quelle terre. Tutto ciò Porrion scrisse dopo aver ascoltato i racconti di Gro, quello stesso Gro che adesso sta dalla parte di Witchland. Grandi onori ricevette a suo tempo Gro da Gaslark per i suoi viaggi in terre lontane e per ciò che è descritto in questo libro di meraviglie. E fu proprio questo libro a far nascere nella mente di Gaslark l'idea di inviare quella spedizione ad Implant che tanto gli costò e giunse così miseramente ad un nulla di fatto. Se vuoi davvero andare sul Kostra Belor, vieni oggi stesso a casa mia e ti mostrerò quel libro. Così parlò Lord Brandok Daa e Lord Jas subito ordinò che fossero portati i cavalli e inviò dei messaggeri a Volle ai piedi del Cardazza e a Vizze a Dark Lysted, invitandoli a raggiungerlo a Crotering a tutta velocità. 4 ore prima di mezzogiorno Jas, Spitfire e Brandok Daa cavalcarono giù da Geling e attraverso i boschi di Mungard Bottom ai piedi del lago, prendendo la strada principale su per Brickendale, che si snodava dal margine occidentale di Moon Mare sotto gli speroni dello Scarf. Procedevano con lentezza perché il sole picchiava forte sulle loro schiene. Il lago era cristallino e simile ad un turchese, con i crinali coperti di betulle ad est e a nord, mentre al di là di essi le pendici aspre e nude dello Stadfell e del Budrafell si riflettevano nelle sue profondità.
sulla sinistra rispetto a loro, gli speroni dello scarf incombevano come bastioni di porfido nero addossati l'uno all'altro, simili a castelli di giganti, e piccole valli ostruite da mostruosi macigni, fra i quali boschetti di betulle argente apparivano come minuscole piante di giardino, si snodavano ripide verso l'alto fra gli speroni. Al di sopra di quelle valli apparvero successivamente le vette maggiori dello scarpo, selvagge e remote, che guardavano minacciose verso il basso, come se questo fosse fra le loro ginocchia. Erano Glarmy Pike, Mickle Scarf e Tilstack. A mezzogiorno si erano arrampicati fino alla punta estrema di Brickendale e si fermarono sull'erta, poco oltre lo spartiacque, sotto lo strapombo settentrionale del Dernock. Davanti a loro il passo scendeva ripidamente fino a Mardedel. Il tratto inferiore dello Switchwater scintillava 15 miglia o più a ovest, quasi invisibile nella foschia. Più vicino, a nord-ovest, c'era Rammerick Mare, annidata fra le dolci colline di Kelialand e gli altopiani più orientali di Shalgir Great Head, col mare alle spalle. E sul fondo valle, in prossimità del punto dove il Trasdale confluiva nell'Hammerdale, era possibile scorgere i tetti della casa di Zig a Mani Bashas. Quando vi giunsero, Zig era uscito per andare a caccia. Così lasciarono un messaggio a sua moglie, bevvero il bicchiere della staffa e proseguirono su per Switchwater Way e per 12 miglia più a lungo la riva sinistra dello Switchwater. Poi giunsero a Gatherdale e da lì, aggirando le pendici occidentali di Argate End, salirono sul versante di Crotering, dove le ombre si stavano allungando nella dorata sera estiva.